Rock è in partenza dal binario di Radio Baiano. Work all night and a drink of rum. Questo programma contiene un linguaggio forte, si sconsiglia l'ascolto in compagnia di minori, donne incinte e anziani. Il programma può portare dipendenza, se i sintomi persistono, consultare il medico. Buonasera. È mercoledì oggi. Oggi è mercoledì, incredibile ma vero, oggi siamo in onda di mercoledì. Siamo noi, quelli di Metro Rock, i cretini, gli analfabeti, noi, Domenico e Carlo, in diretta su www.radiopano.it,
e in diretta sulla pagina Facebook dove ci potete ascoltare. Purtroppo non ci potete vedere per questa volta perché abbiamo qualche piccolo lavoro in corso, però ci siamo, come con la voce siamo, anche perché la radio è fatta di voce. Detto questo, non posso dire come tutti i giovedì perché oggi è mercoledì, come tutte le puntate di Metro Rock non siamo da soli. Chi abbiamo? Facciamo la solita domanda. Ragazzi, chi siete? Ma soprattutto, che cazzo volete? E già lo sapete. E già lo sapevate. Ragazzi, noi siamo gli umani, veniamo da Avellino e fondamentalmente non vogliamo un cazzo da voi. Che è, che è la stessa risposta dell'ultima volta. Sì, veramente, davvero. Io voglio le cuffie, me le voglio portare a casa però. Perché? Ma mi piace. Ti piace? Le molto... 8 euro su Amazon. High tech. 8 euro su Amazon. Sono della... Mi devo avvicinare della forse. Fantech. Sì. Marca molto famiglia. Come mai siete di nuovo qui? Come mai? Perché? Perché... Sì. Perché ci siamo rotti il cazzo di non fare più CD e quindi ne abbiamo fatto un altro. Ancora, va giù, una da volta. Sì, purtroppo sì, abbiamo fatto un altro CD. Ci siete caduti. Che ha avuto un successo mondiale. Planetario. Per questo siete a Radio Baiano. E siamo a Radio Baiano. Ragazzi, da voi abbiamo rifiutato un'apertura a Hyde Park. Park, sta Paul McCartney, mi ha chiamato. Ma il fatto che gli Avengers Sevenfold hanno annullato il concerto perché loro non potevano aprire. Gli avevo detto, Paolo, vedi che non posso venire stasera. Cioè, appuntamento con... Giordano, non mettere le mani addosso in radio. Tanto non si vede, appunto. Allora, quindi questo, raga. Comunque noi ci teniamo a voi, quindi siamo tornati. Io vorrei la possibilità di commenti dalla gente che non ci segue. Dalla gente che non ci segue. Sì, sì, se è possibile. Se la gente che non ci segue ci sta seguendo. Okay. Non commenti. Non commenti. Il problema è che se non condivido io, cioè non va avanti la diretta. Ah, cioè, c'hai il social. Le groupies. Come si chiama questo album? Si chiama Chaos. Che in realtà questo non l'abbiamo mai spiegato, cioè nessuno ci ha mai chiesto perché si chiama Chaos. Se ci pensi, sì. Si chiama Chaos perché... con l'H in mezzo. Sì, Chaos con l'H in mezzo è perché Giordano è fesso fondamentalmente. Però in un'altra persona. Si chiama Chaos perché abbiamo vissuto un periodo caotico. Cioè è stato un periodo dall'ultima uscita di dall'ultimo EP dal 2014 abbiamo cambiato tipo 2-3 volte formazione. Diciamo che su WhatsApp c'è un gruppo che si chiama Gli Umani 3.5 per farti capire, quindi versione aggiornata 2017. Sì, e quindi siamo una startup. Siamo una startup ormai perché si finanziamo nell'Avellino Valley. Esatto. E quindi proprio in rappresentanza di questa situazione che è stata abbastanza difficile, abbiamo deciso insomma di chiamarlo così. E poi più vicino, Marco, ci arrivano i commenti, devi stare più vicino. Arrivano i commenti? No, però devi stare più perché vicino. La gente che non ci segue non sa come può commentare. Quante persone ci stanno seguendo? Ricordiamo a quelli che ci stanno seguendo. No, aspetta, dimmi pure chi sono, così li salviamo. Non si vede su Facebook chi ci segue personalmente, che ci possono commentare sia sotto la diretta Facebook, che sulla nostra pagina è stata condivisa da voi, solo da Marco, perché a me non va. L'uomo però non fa niente. Oh, Andrea Velino sta guardando la diretta. Andrei, condividi un po' per fuori che non siamo riusciti a condividere la Marco, non troppo vicino comunque. Potete commentare lì sotto e potete commentare sul nostro numero WhatsApp, perché noi siamo gente tecnologica. Qua, questo è tipo RDS. Bravo, RDS, almeno Radio 105. Noi siamo proprio sopra lo zoo. Bravo. 344 27 49 695, ripetiamo 344 27 49 695. Qualcuno ha mai mandato un messaggio, ragazzi? Sì, come voglio. Ci hanno anche trattato male via WhatsApp. Cioè, vorrei mandare io. Però. Ragazzi, scegliete un pezzo di questo nuovo album che secondo voi è quello più rappresentativo di questo nuovo progetto. Allora, il primo, traccia 1, che si chiama Terra. Si chiama Terra. Noi ci sentiamo Terra. Noi ci sentiamo a terra. Ci sentiamo a terra e torniamo tra qualche momento. Grazie, Carlo. Oh terra, ciao, portami via, cruda sei, senza di me. Capisserò con le mie idee.
scavato nel profondo del mio DNA. Tornati in diretta, abbiamo sentito sto pezzo bello forte, un po' più hard. Sì, si sente la... come direbbe Marco Santoro, hard dick. Hard dick. Sì. Salutiamo Marco che verrà, mi sembra, tra un paio di settimane. Sì, ora è a Beard Radio, in questo momento. No, seguitelo. In diretta seguito. Concorrenza. Seguitelo se vi annoiamo, ovviamente. Che cazzo dici? Per chi non lo sapesse, come sono nati gli umani? Raccontate un po' di storia. Soprattutto perché sono nati. Marco, di nuovo. Per la quarta anche perché poi vogliamo sapere pure gli upgrade. Esatto, le cose che ci siamo persi in mamma mia, vi siete persi tanto. Allora, no, sono nati con l'incontro tra me e Lorenzo. Nel 2013 cominciamo a suonare. Poi il primo ad entrare nel gruppo fu Mattia Capone. Al basso, che ora non c'è più, è morto. No, scherziamo. Di cosa? No, Mattia Capone è a Milano e lo salutiamo. L'ho sentito ieri sera, anche stamattina l'abbiamo sentito. Gli vogliamo un bene l'anima. Sì, ora lavora là. E niente, poi diciamo la formazione attuale è con Emanuele Loffredo al basso, Lorenzo Capone Texas alla batteria e Alessandro alla voce. Abbiamo avuto anche un periodo invece dove Alessandro, essendosi trasferito a Bologna, aveva lasciato il gruppo. Abbiamo suonato per un 6-7 mesi con un altro cantante. Poi salutiamo Riccardo che ora studia batteria. Sì, un cantante che studia batteria perché era bravo a cantare, ma è ancora più bravo a suonare la batteria. Studia batteria a Londra e quindi diciamo c'è stato questo periodo molto tormentato. Ecco, ritorniamo al nome del caos. Sì, cioè, l'ho raccontato in modo caotico proprio per rendere l'idea del bordello che abbiamo vissuto. Sì, esatto. Se non ho capito un cazzo, sì. Però. Tu non c'è. Io non c'ero, non mi ha menzionato, però. No, ci sono. Hai ragione, sì. Poi c'è anche Antonello. Poi ci sono poi, alla fine. Nel gruppo c'è anche Antonello. Sì. Giustamente, sì. Te lo ricordi, lui sì, sono sì, contento. Sì. Io monto e live. Tu sei il decliner della situazione. Come è stato questo nuovo la sensazione, non mi esco con le parole stasera. Ma perché ho capito che siamo famosi, però dai, cioè, no, è lui che è handicappato. Sono io, sono dislesso. Le emozioni nuove di questo nuovo album, di un full a confronto a una sorta di EP, anche se sono 6 tracce in sagome, che è il primo. Sì, infatti è un EP un po' lungo. Atipico, esatto. Sì. Le cose nuove che avete, le emozioni nuove che avete provato. Mamma mia, ma come sei... Grazie, Marco. Te l'ha concesso. Sì, guarda, allora... Prima cosa, fare un album è sempre una bomba. Nel senso... C'hai qualcosa veramente tuo e rimarrà per sempre tuo, però è un album. Lo plagiano, sì, no, è un album e rimarrà un album per sempre. Magari l'EP c'ha una. Come se è melodrammatico, te lo giuro. Cioè. Un'importanza a livello. Ciao ragazzi, un'importanza. Trattiamo. Sì, e più diciamo l'EP è una presentazione, l'album è la tua musica. Diciamo così, che l'album è parla tutto quello Marco. Che riesce a farti esternare la tua sofferenza. E qui pare che Cozzalone, no, perché un cantante quando esce, cioè, io voglio fare una roba seria, perché non posso, per una volta non fuori, e però. Quindi abbiamo qui con noi Vasco Brondi questa sera. Ciao. Ci prendete le luci della città ci baciavamo sulle impalcature. No, le ciminiere. Quest'artwork invece così sbarazzino, di chi è? Allora, il nostro amico Shiv, Luigi Shiv Bros, è un ragazzo che
abbiamo conosciuto, abbiamo approfondito la sua conoscenza quest'estate e abbiamo chiesto se voleva appunto darci una bella mano, anche perché ha fatto non solo questo, ma anche l'artwork di appunto di locandine, copertine, magliette, diciamo, ci ha fatto veramente un cazzo di lavoro. E abbiamo deciso di farlo collaborare con noi e infatti, cioè, senza bomba, perché siamo super contenti di quello che ne è uscito. Sì, in effetti è una figata, solo che ha messo il nome sotto al contrario. Quella è l'unica cosa che ho fatto io, quindi vi prego, non mi rompete il cazzo. Ah, ma è bellissimo in realtà. Nel senso, questa stronzata veramente l'ho fatta io, quindi diciamo solo questa. Questo è per il caos. Sì, è bravo, esatto. Cioè, la cosa bella di chiamare un CD caos, che puoi fare tutta alla cazzo, diciamo, no vabbè, ma quello è caos. Infatti questa giustificazione dei testi, diciamo, di nei ringraziamenti, esatto, caos, cioè Giordano, sì, sì, scritto sì, così, scritto G, spazio G, sì, infatti tutto questo ci ha dato parecchio spunto per sbizzarrirci. Quindi quando avete cominciato a registrarlo? Quando avete cominciato agosto. A pensarlo? Andiamo ancora prima. Quando è finito questo? A pensarlo ad agosto. No, fine luglio. Abbiamo fatto la... Agosto abbiamo registrato ad agosto. Sì, abbiamo fatto... Allora, ci siamo fatti un piano di registrazione a fine luglio. Abbiamo iniziato intorno ad agosto ed è andato avanti fino a dicembre. Pensate che abbiamo finito di masterizzare perché abbiamo masterizzato noi. Abbiamo finito di masterizzare i dischi perché abbiamo masterizzato noi. Mezz'ora... mezz'ora prima del release party. Mezz'ora prima, cioè, mentre noi facciamo il check, lui era a casa di Federico a finire di masterizzare le ultime cose per venderle giustamente. Ragazzi, io mi spoglio, ciao. Sì, sì. E quindi, insomma, questo, cioè, è stata una cosa parecchio tirata. Sfacchinata, perché poi abbiamo registrato al Palmolita, dove proviamo. E poi il mixaggio è stato fatto da Federico Carillo a Milano, amico nostro, e è stato registrato da Amedeo D'Ambrosio, e quindi insomma comunque è stato anche difficile lavorare a distanza. Poi abbiamo dovuto trovare comunque periodi in cui c'eravamo tutti, perché abbiamo sempre questo problema che Alessandro ora vive a Bologna, il cantante, lui vive in giro per l'Italia. Lui vive nel momento. Sono un nomade. Sì, lui è un nomade. È un rom, Salvini quindi, è fiero di te. Quindi so. È già difficile continuare ad esistere, ecco, mettiamo così, però ci teniamo, quindi ci proviamo alla fine. Ci riusciamo a modo nostro. Le distanze, diciamo. Sì, sì. No, è figa sta cosa. È un caos. Band sparsa. È un caos. È un caos proprio, cioè il nostro gruppo è un cazzo di caos. Che chiamatevi caos. Yuma caos. Chiamatevi a cazzo di caos. Cioè, vedi, è tutto un bordello, fondamentalmente. Quindi cioè, il titolo alternativo è tutto un bordello. Però vi trovate bene. Poi abbiamo... ci vivete bene in questo caos. Ormai sì, è la normalità il caos. Siamo noi nel stesso caos. E questa è una domanda brutta, che poi dopo ci sentiamo un altro pezzo. Quali sono le differenze secondo voi? Il secondo è più bello. Nel senso, come vi vedete? Cresciuti, migliorati, peggiorati? Incattiviti. Incattiviti, è l'aggettivo proprio. Incattiviti, cioè, allora il primo è più, come ti dicevo prima, a tratti più poppeggianti, cioè nel senso, ok, ci sono dei pezzi molto, molto duri anche in sagome, però ci sono dei pezzi come Scure Mura che comunque sono proprio, sai, quei pezzoni pop, eccetera. In caos, a parte Buio e Ruggine, che comunque sono, vabbè, quelli diciamo più pop, gli altri sono tutti super sparati, cioè sono tutti super cattivi. Anche la voce è molto più graffiante, capito? È tutto studiato in modo più cattivo. Vi sentite cresciuti? C'è più cazzimma, cioè. Sicuramente sì. Sicuramente sì, servirebbero più live, ecco, cioè il discorso è questo. Un progetto come il nostro, che è tutto autoprodotto, tutto autofinanziato, senza qualcuno che ti spinge dietro, è difficile girare. Se non giri, tu lo sai, no, tu suoni, se non giri è difficile fare esperienza da palco, è difficile rafforzare il tuo suono e tutto quello che vuoi, perché puoi suonare quanto vuoi in sala prove, ma non sarà mai la serata F davanti a un pubblico, capito? Ieri sera abbiamo suonato al Dissonanze a Cava dei Tirreni, in apertura di Any Other. Others. Any Other. Non sbagliare, sbagli sempre, cazzo. Any Other. Any Other. Any Others. E quindi, no, niente, è stato bello, dai, è stata una figata, sono stati bravi anche loro e quindi siamo divertiti. Salutiamo gli amichetti fiori. Salutiamo gli amici fiori di Cadillac, grandissimi. E sarebbe sicuramente utile riuscire a girare un pochino in più, ecco, cioè sempre quel discorso.
in Italia la musica funziona ad hype, funziona a reti e funziona a collegamenti. Calcutta, e funziona a Calcutta. Funziona a Calcutta. A me piace Calcutta, voglio dire. Cioè, quindi, se sei Calcutta, vai avanti. Se non sei Calcutta. E quindi questo. No, non è manco questo. È semplicemente che bisognerebbe fare una rete tra i gruppi. Visto che comunque, se non hai un booking, l'unica possibilità per poter girare è farti aiutare da altri. Farti il culo. Quindi, se qualcuno ci sta ascoltando e vuole farci suonare, due anni fa abbiamo fatto lo stesso. La stessa cosa. E abbiamo suonato tantissimo. Quindi, pensate quanto siamo cresciuti noi, siamo zero. Una crescita vertiginosa. Guarda, allora i ragazzi in due anni sono cresciuti e da Radio Baiano sono finiti andando a Radio Baiano. Radio Baiano rinnovata comunque. Per Radio Baiano non è vero, sono andati anche a Bread Radio, la radio che in cui adesso stanno i Maggie Fingers, che voi non dovete andare a ascoltare. I Maggie Fingers li ascoltate quando vengono da noi. Facciamo una cosa, sentiamoci un altro pezzo e dopo, visto che ci hanno portato una chitarra. Ci hanno portato una chitarra, sì, a caos. A caos. Se volete. Quattro canzoni. La quarta. La quarta quattro che si chiama Natale. Super Luna. Ci sentiamo. Super Luna e dopo, casomai, torniamo con un live acustico. Tornati in onda dopo sto pezzaccio, perché a me gli umani sono sempre piaciuti. E non dire che dico così di tutti quanti, perché lo sai bene. A me anche gli extraterrestri piacciono, non è solo gli umani.
Ricordiamo che la NASA ha scoperto 7 esopianeti, di cui 3 potenzialmente abitabili, quindi... La NASA... c'è il raffreddore. Non ti conviene tenerti le cuffie, perché se c'è un po' di ritardo... andate in crisi. Allora, allora ragazzi... Che cosa ci volete... Aspetta un cazzo di momento, perché mi devo organizzare. Nel frattempo solo temporeggia un po'. Dico, che cazzo di cosa ci volete cazzeggiare? Ma avevo pensato di farvi un pezzettino in acustica. Di uno... cosa? Diciamo quello più pop, ecco, del disco, che è quello, si chiama Buio. Yeah. E parla del buio. No, in serio? Chi l'avrebbe mai detto? Parla del buio che è dentro Antonello. Perché l'ha scritto Antonello. Esatto. Ok, perfetto. E quindi questo. Io ci faccio pure un po'. Allora, lui ci fa quando volete. Quando vuoi, Anto. Ritornerai.
Bravi ragazzi. Mamma, complimenti. Avete risolto il problema del cantante sostituto. Sostituto. Questa era buio. Questa era buio. Track number 5. Già. Mi hai ricordato un sacco Mambo number 5. Mambo. Infatti Mambo. Se, la, se ce l'avete mettete al posto, al posto nostro perché... E si ha e quindi non possiamo assolutamente. No. Almeno non. Perché non ve l'abbiamo detto, noi siamo registrati. Ah sì? Ok, allora uscite fuori, sordi. Fuori. Uscite fuori di più. Questi erano gli umani con buio. Yes. Il testo ritorna un po' anche a scure. Bravo. Grande, ti amo. Vero fan. Ritornello. Vero fan. Sì, sì, aspetta sì. Un secondo. C'è Andrea Veleno che ha appena mandato un messaggio. Ok, è finita. Momento Piero Angela. La NASA ha appena confermato l'esistenza di un altro pianeta simile alla Terra dove c'è vita. Cosa ne pensano gli umani del fatto che potrebbero essere ipoteticamente rimpiazzati da altri umani? Sei un grande, sì. L'importante è che non siano persone umani come Andrea Vellino. Oppure basta che non registra il nome gli umani, una band, poi il resto... Possono fare il cazzo che vogliono. Anche dominarci, capito? Anche dominarci. Sì, a te lo piace se dominare. No, no, proprio a livello... No, io veramente, cioè, gli piace essere sottomesso. Ti garba? Sì, sì. Sì, lo so. Il mio feticcio. Dai, non è che... Raga, Antonello vuole fare il serio, vi prego, dai. No, raga, io ci provo sempre, però... Tu ci provi a essere serio, però... Tu stai a Metro Rock, lo devi capire, cioè... No, hai sbagliato proprio radio. In ogni caso, parlavamo... Cioè, come mai questo ritorno a... Sì, allora... Sì, mi piaceva... Questa autocitazione. Mi piaceva molto autocitarmi, principalmente perché parla della stessa cosa, ma in maniera... completamente opposta, quindi se scure rappresentava un qualcosa di molto forte ed emozionale a livello positivo, questo è lo stesso ma a livello completamente negativo. E quindi quando dice come scure nella testa non piora mai, nel senso non c'è più la scura della testa che ti gasava, adesso si rutta e c'è il buio. Si rutta al buio, insomma. Ma anche alla luce del questo sole. Questo è quello che ne penso della sua depressione. Vabbè. Esatto. Quale altri di questi testi hai scritto? Tutti. Sapevo già. Tutti tranne Ruggine, che abbiamo scritto pure io sì, e Mattia. Sì, Ruggine insieme. Basta. Quindi se no. Questo era blues, abbiamo scritto anche io e Gradone, di Alessandro. Ah, ok, perfetto. Quest'album, se non mi sbaglio, non vorrei dire una cazzata, è stato registrato, è stato prodotto anche grazie al crowdfunding, giusto? Già, una sì, campagna crowdfunding. Yes. Come mai vi siete approcciati a questo mezzo che è anche band molto molto più importanti e molto grandi stanno anche loro facendo? Allora, mi permetto di dire che è stata una figata, cioè nel senso è stato molto bello, sì, sì. Ma difficilissimo, cioè una cosa davvero difficile. Io e Marco siamo appiccicati un giorno, no? Un giorno, cioè il giorno dopo lui mi ha chiamato, ha detto io ho seriamente dubitato della tua sanità mentale perché tanto che mi ero nervosito. E praticamente cioè, abbiamo deciso di chiedere aiuto ai fan per finanziare il progetto, proprio perché abbiamo visto che comunque negli ultimi tempi funzionava non solo per la produzione dei dischi ma funziona anche per gli eventi e cose del genere. Vabbè, io sono venuto a conoscenza di questa piattaforma, ci sono diverse piattaforme di crowdfunding, noi su Music Crazer, sono venuto a conoscenza di bella pronuncia Music Crazer. Sì, io sono madrelingua. No, padre? Padre ignoto. Beh, hai visto che invece che pronuncia italiana, perciò sono madrelingua pure italiana. Quante madri? C'è un sacco di mamme io. Quante madri? Anche quelle Giordane, mia mamma. E come dire, abbiamo scelto comunque di fare su Music Crazer perché è una delle più famose ed ha funzionato. Quanto avete guadagnato? Abbiamo superato il 100%, siamo arrivati al 110 mi sembra, abbiamo preso 1100 euro, sì, considera che il 15% se lo prende Music Crazer, considera che noi abbiamo speso il doppio, quindi cioè, per dire, quindi voglio dire, però è stato utilissimo, cioè nel senso noi abbiamo fatto questa campagna per cercare di non accapportarci troppo, ecco. Cioè, ci siamo riusciti, siamo stati contentissimi perché comunque abbiamo avuto 70 Razers, cioè non è una cosa banalissima avere 70 persone che prima di ascoltare un disco ti danno dei soldi in mano, cioè
E capisci? Poi l'ascolta, cioè, dicono che scrivono. No, vabbè, non è cosa banale. Vabbè, cioè, a me queste persone gliel'avete regalato un cazzo di CD. Sì, no, sì. È perché c'erano dei premi. Cioè, c'erano i premi. Il Music Craze funziona così. Cioè, il crowdfunding funziona, tu metti dei premi. Vorrei sapere se sono arrivate le torte. Le torte sono una delle cose più folli che abbiamo fatto, perché tra i premi delle donazioni c'erano, sì, anche le torte, e hanno venduto un botto. C'è ancora una pagina, ne ho vendute 10. Cioè sono 100 10 euro torte. Di torte, capito? Alza sono 15, perché facciamo torta più cd, 15 euro. Tipo almeno 150-160 euro sono arrivati tramite le torte. Madonna, capito? È stata figata, perché praticamente grazie a Michele Nudo, nostro amico, salutiamo, che sicuramente non ci starà ascoltando, abbiamo deciso di fare questa pagina che si chiama Le Torte di Marco, che si trova su Facebook. Ma raga, la cosa più figa di tutte è che io continuo a ricevere like su questa pagina dei cinquantenni che pensano che sia una pagina vera. Mi rendo orgogliosissimo sto fatto, non voi capite. Tipo io quella che poi commentano su Facebook, Le Torte di Marco ha un uomo mi piace, vado a vedere una cinquantenne, sai quel cinquantenne su Facebook che vanno a mettere like sulle pagine, ma penso sia una pagina seria, quindi mi gaso come a che, capito? Cambia la nome e fai Satana. No, Le Torte di Marco con la K, è fantastico, non la cancellerò mai, credo. E mo forse mese prossimo faccio un'altra torta. Spoiler, tutti fanno le torte di Marco. Seguitemi ragazzi, perché cambio format, non più torte pandistelle, ma cambiamo, ne faccio un'altra. Era una, e stavo anche pensando, in realtà una delle tante cose a cui avevamo pensato era di fare delle dirette dalla pagina Facebook delle torte di Marco, con me vestito da vichingo che cucinavo torte, oppure intervistando, che ne so, gruppi emergenti, tipo come fate voi, oppure come fa, che ne so, Banana Burger, lui che cucina i panini, io che cucino le torte, e intervistare gruppi emergenti, è una figata, secondo me. Se tu un format nuovo lo devi usare, vestito poi da vichingo, capito? Cioè, è una cosa fantastica alla cazzo. Comunque raga, sta cosa è stata bellissima, perché sulla pagina delle torte di Marco facevamo delle dirette tipo con un gattino che impastava, raggiungevamo tipo storie di 20.000 persone. Ma no, con i gattini ancora, cioè nel 2017 ancora comandano i gattini, ma i gattini comandano sempre. Ma l'internet non si annoia mai. Cioè, serve, sostituiamo Carlo e Domenico con due gattini. Le dirette di 4-5 ore con questi gattini in loop, con il link sopra della pagina di crowdfunding, e raggiungiamo un botto di gente. Cioè, è una cosa stata geniale. Infatti, Michele Nudo, social media. Proprio, già Galla spicciami casa. Spicciami casa sul serio. E quindi il crowdfunding vi ha aiutato, non vi ha riempito le tasche, ma vi ha aiutato. Certo, ma quando tu ti autoproduci non ti arricchisci mai, cioè nel senso tu punti a impoverirti il meno possibile. Cerchi di impoverirti il meno possibile. È stato anche penso un vanto per voi la risposta dei fan, cioè se te non me lo saresti mai aspettato. Infatti oltre il mero guadagno economico, cioè anche il fatto che appunto... Soprattutto magari i fedelissimi ci hanno seguito, ma anche un sacco di persone che... Non ti saresti mai aspettato. Esatto. Dai. Gente che si è mai... Che ne so, ne cito uno, Mariano, un ragazzo che ci ha intervistato 2 anni fa, si è ricordato di noi e ha partecipato, cioè, capito? Prendi i miei soldi. Sì, comunque. Cioè, capito? Cioè, nel senso, ricordarsi di te, cioè, capito? Vi ha fatto piacere, insomma, ritrovare tutta questa persona come Razors, detto bene. Abbiamo anche uno in America, John Felder. Dicevo, bello questi John Felder, questi bollini della CIA che avete messo, molto molto belli. Hai visto, sono trasparenti. molto fighi, complimenti. È su questo discorso della CIA, mandiamo la droga. Ma semplicemente perché noi siamo per Sound Riff. Boh, e Radio Baiano muta. Che mo' cazzo, se vuoi pagare la CIA, devi pagare la CIA, Sound Riff, mo' so... Insieme a Fedez, e Vasco, troppe cose, non ce la facciamo più. Basta. Mettiamo un altro pezzo, scegliete. Number 6. Albero. Che è tipo che è una cover dell'Albero Azzurro. Tipo. Esatto. Sì, bellissimo, non vedo. Allora voglio sentire Dodo, vai. Ma qui mi manca il respiro.
ci risiamo, siamo tornati. Eccoci qua. Faccia un po' come se fosse a casa. Facci lei. Signor Ugo. Ci risiamo. Abbiamo ascoltato. Ragazzi, questa era. Arbeno. Degli umani scritti al contrario. E gli umani. Adesso ci cantano umani. No. Cantiamo umani, sì. Siamo umani. Siamo umani. Che è una canzone di Litfib, è una cover del Litfib. Posso sentire Occidentali Scarma. Occidentali Scarma. Io so fare il balletto benissimo. Se vuoi fare un video off top. Sei un disagio. Se favo bene. Ci sono problemi. Lezioni di. Ragazzi, nel frattempo intrattieni un po' il pubblico. Ma che balla scimmia, balla. Ok, balla. Mi sentono ballare, cioè che cazzo è? Come le vere dirette. Certo. Questo momento lo dedichiamo ad Alessandro. Quanto cazzo è bello, Metronome. Ma bellissimo. Quanto cazzo è bello. Questi sono proprio il bello della diretta, cioè io. Sei il brutto. No, diciamo che dovevo condividere la diretta dal mio profilo. L'uomo social. Se no avrei accordato prima. Che non sia, non sono uno serio, vai. Allora, che cosa ci suonate? Gli umani ci suonano? Suoniamo Umani, che personalmente è il pezzo, penso, più significativo dell'album. Quando volete. Parla degli umani. Parla degli umani. Quindi anche di te. Sì, di tutti voi. Giovani in società, senza porche un addio al punk. Siamo persi e senza pietà, spacciamo i tè come droga ad un bar. Siamo umani senza dircelo, ci ammazziamo senza pensarci su. Soffochiamo nella libertà, tra terrore e pazzia. La terra trema, io prego ancora per salvare noi. Umani sera, le luci di un'era spegneranno voi. Siamo vecchi ancora in guerra, vediamo bombe cadere per terra. E siamo madri che tremano, e siamo padri che ci tengono su. Religione e politica, corriotti e sciolti da onore e giustizia. Siamo umani che scrivono la fine di una storia. La terra trema ed io prego ancora per salvare noi. Umani sera, le luci di un'era spegneranno voi. La terra trema, io prego ancora per salvare noi. Sera, le luci di un'era spegneranno voi. Che pezzo! Sono curioso di sentirlo però in versione elettrica, è molto più potente. Anche perché in versione acustica comunque non perde molto. Non sembra perdere la potenza. È adatto anche all'acustico. Allora, come si dice ad Avellino, è una macchinetta. È una macchinetta, brava, esattamente. Se vi è piaciuto così, sicuramente vi piacerà anche la versione studio. Complimenti. Posso fare la domanda anche?
Sì, falla. Ma tu all'epoca già la facevi la domanda? Non lo so. La domanda, proprio un po'. Sì, sì, è la, bravo, il foglio, è la rubrica. C'hai tipo i suoni, no? Tipo... Una volta, tanti anni fa, ce l'avevamo. Poi però dovremmo, sai. Posso fare l'applauso? Stampato. Poi mandami l'applauso. Regia, mandami l'applauso. Dovete prendere tutti quelli tipo di Striscia la Notizia. Bravo, dobbiamo andare a azzeccarli tutti. Vai, va bene. La domanda mia è la strumentazione. L'abbiamo già fatta. No. Allora no, la facevo ancora. Non la facevi ancora. Che chitarra c'hai? Che pedali usi? Che ampli? Che cazzo allora, mazzo fai? Allora, questo disco è stato registrato praticamente con tre tipi di amplificatori diversi. Abbiamo quante chitarre, Marco? Quante? Due, tre. No. Allora, con sicuramente io ho una Telecaster America Special, Antonello c'ha una bianca. Telecaster D-Line. Bianca, deluxe, mia, deluxe, ragazzi. Sì, la mia bianca e nera, te la ricordi? E poi io sono con un DeVille, un Fender DeVille, però il disco non è stato registrato col Fender DeVille, è stato registrato con un Orange, un combo valvolare, come si chiama? Non mi ricordo, e con un Mesa Buchi. Vabbè, già, perché volevamo farlo un pochino più cattivo. E niente, poi invece abbiamo registrato Lorenzo ha usato tre batterie diverse, una PDP, una Tama e un sì, perché giustamente a lui voleva il suono per non parlare di tutti i piatti che ha usato. Alessandro ha cantato. Alessandro ha cantato con delle corde vocali com'era il Dario. Mamma mia. Delle corde, no, corde cocco. Cocco, vabbè. 10 euro cocco. Al centimetro. Esatto. E quindi questo. E poi al basso invece c'era un, non mi ricordo, un Fender qualcosa, un Fender. Tanto oramai il basso, sì, non il basso, ragazzi, il basso non esiste, no. E che pedali usi tu? Dissi. Io allora la novità in questo disco è stato il micro Pog, che ho usato spesso sia in terra sia in umani, è come ci vuole. Ci rendiamo grazie. Inizialmente avevo un altro octaver, un octaver che si chiama l'OC2, l'OC2, poi l'ho cambiato, quello era analogico, questo qua è digitale. Hai visto Don Morello, hai detto fammi fare le cose. No, ho preferito una maggiore precisione, cioè nel senso l'OC2 semmai avevo comunque un suono un attimino più... forse anche più vero, però il Pog comunque essendo... te lo digitalizza, quindi te lo... Sì, me lo rende preciso, capito? Mi dà una sicurezza nel suono. E poi, diciamo, anche per esempio Gabriele, anche lui usa il Pog, però lui ha il Pog 2, mi sembra, che è gigante, si calcola tipo 8 ottave, mentre io ho il micro Pog che mi calcola solo sub, up e mi dà il dry al mezzo, capito? Quindi... come sei esperto, onesto. Marco. Poi, no, vabbè. Immagina lui che cazzo sta capendo tutto questo. Pensa a quelli da casa. Ma infatti è una cosa che facciamo per noi, cioè, per parlarne così. Poi vabbè, la cosa bella in realtà è stata non tanto nei pezzi registrati in analogica, perché comunque usiamo più o meno gli stessi pedali, sempre il ratto come distorsione, abbiamo usato le distorsioni dell'Orange e del Mesa Boogie, che comunque sono distorsioni molto cattive, vari delay, bastante, vari tremoli, eccetera. La cosa bella è stata invece in alcuni pezzi come per esempio Buio e Ruggine, dove essendo comunque dei pezzi che concettualmente sono, come dire, più elettronici, poi li ascolterete, insomma, abbiamo usato dei suoni anche presi da programmi sul computer, che digitale, sì, abbiamo preso dei suoni digitali proprio perché ci piaceva di più l'idea che quei suoni fossero, capito, più vicini all'idea del pezzo, capito? Invece di cercare di riprodurre il suono dall'amplificatore, il più simile a quello che volevamo, abbiamo preso direttamente il suono là, e ci abbiamo lavorato. Infatti sono particolarmente orgoglioso di un arrangiamento che nessuno si è minimamente inculato, tutto a buio, perché non si sente, però sono particolarmente orgoglioso, ve lo consiglio di sentire, di ascoltarlo. C'è una chitarra che dà un velo sotto, che sono tipo delle note singole, secondo me sono fantastiche. La parte finale c'è un reverse, comunque insomma la dobbiamo sentire, per sì. Però ovviamente non se l'ha inculato nessuno, perché sono delle cose, semmai tu ascolti il pezzo, essendo un pezzo così, dice, mi ascolti il pezzo, bello, bellissimo, eccetera. Però sotto c'è una figata assurda. Quindi, c'è tanto lavoro. Hai usato la Fender per in questo album? La Fender? No, una Fender, poi una Gibson, una Les Paul, però per Riassolini. Sì. Lasciamola a casa, sì. E basta. Poi bastano queste qua. Ah, poi l'acustica, c'è una Martin. L'acustica. C'è una Martin acustica. Abbiamo usato l'acustica per fare
l'acustica la usiamo per riempire un attimino in albero, la parte finale c'era un'acustica che poi abbiamo levato, poi abbiamo tolto però abbiamo quindi, essenzialmente non l'abbiamo suonata, però in realtà non c'è nessun pezzo acustico pensandoci, è ancora che ci va a pensare, però l'abbiamo suonata, ce l'abbiamo usata, me la sono portata ragazzi, fidatevi, davvero figa, me la sono portata dietro ma non l'ho usata, l'ho usata ma non davvero una figa, momento selfie, sono almeno 12 foto di questa momento selfie ragazzi, però ci deve essere il rumore del che si scatta la foto. Schiatta. Arriva, questo è un iPhone. Ah, okay. Momento selfie con la telecamera sbagliata. Vai. Dai, che c'è. Troppo silenzio. Silente. La mia nuova faccia nei selfie. Ci siamo. E tu invece, che cosa hai utilizzato in quest'album? Ma io non c'ero. Un Elka 15 watt, no. Dai. No, vabbè, la mia chitarrona, la mia Fender Telecaster T-Line Deluxe. Raga, non sa so fare foto, Antonio. Di cui sono molto fiero. Vabbè, tanto la facciamo dopo. Sei bellissimo. Di cui sono molto fiero, perché penso sia la chitarra più bella esistente al mondo. Perché è la tua. No. ragazzi, raccontiamo questa cosa. Vai. Avete sentito che Antonio ha appena finito di dire che questa è la chitarra più bella del mondo. Ok, giorno 1 di registrazione di Antonello. Mamma, bellissimo. Antonello fierissimo. Arriva in sala, apre la custodia. Non c'è la chitarra. Uno dei piroli della custodia, della chitarra, rotto. Cioè, ragazzi, rotto. C'è capito? Si chiama meccanico. Pirolo si chiama. Se tu sei un pirla, che non sei un termine tecnico. Come hai risolto questa cosa? Siamo andati a Avellino a Da Music. No, come si chiama? Da Doremi siamo andati. E l'ha resa ancora più bella. Perché abbiamo scoperto quella mia chitarra fantastica di merda, però, perché aveva i piroli di plastica, nonostante l'abbia pagata ben 800 euro, cioè quanto la mia americana, esatto, e grande, e però nulla, adesso c'è tipo l'ultimo pirolo nero, tutti gli altri di acciaio, quindi è fighissima questa cosa, ce n'è soltanto uno. Però ci sei riuscito a suonarla? Sì, vabbè. Questa cosa è documentata anche sul nostro Instagram. Figurati. Che vi invito a seguire anche Mani Band. Dopo c'è la spunta official. Dovrebbe esserci. Diciamo che dai, comunque posso dire che dopo aver mangiato il panino da Gigino è difficile cantare. No, è più facile. Ma sì, ti ha giuro, potentissimo, cioè, delle proprietà. Ve lo consigliamo comunque. Venite da Metro Rock Radio Baiano. Per non andare a mangiare da Mauro. No, si chiama Gigino Fastenpulse. Anche se il suo nome è Mauretto. Lui si chiama Gigino. Il Mauretto da Toretto di. Ma mo ce la fate Vulcano. Panico. Ti cagate però. Il cazzo canta, comunque. Ma c'è una cosa, sentiamoci l'altro pezzo. Scegliete un altro pezzo. Io vorrei sentire Ruggine, appunto. Che è la traccia l'ultima, la 9. Ci sentiamo Ruggine. Fammi un lancio radiofonico, dai. Allora adesso ci sentiamo Ruggine degli Umani e ci sentiamo fra quanti minuti? Però tre minuti. Dai. La prossima volta meno omosessuale. Ok, va bene. Ruggine, sempre a distruggere, sempre a distruggere quello che c'è intorno a te. Ruggine, crei disordine, ti prego fermati. Sia tutto inutile. Come ti trovi senza di me? Ti vedo poco bene. Se poi resisti ancora un po', ti prego non mollare. Corrodi le palpebre e
c'è dopo di te. Ruggine inevitabile, perdere in fretta quello che c'è di indispensabile. Tornati in onda, nel frattempo parliamo di tatuaggi, cose da veri maci proprio. Ah, ma tu ti sei depilato, anche io. Sì, mi faccio la brasiliana. Cosa orribile. I ragazzi hanno deciso di farci... Sono una brasiliana semplice, sono un brasiliano. C'ho tesoro. I ragazzi hanno deciso di farci Vulcano del vecchio... No, non era Vulcano. Ma è la tua preferita, ti sa com'è? No, scure pure mi piace parecchio. Forse perché Vulcano dice, sarò lava dentro la tua gola. E ha beccato l'unica frase. Scherzi a fare. No, Vulcano no, eh. Direi proprio di no. Direi che vogliamo fare scure. Prego, quando volete. Ok. Dal click della sedia. Ciao, 1, 2, 3, 4. Guardiamo che Antonello che ha... Voleva. Thank you.
scure nella testa, scure nella testa. Oh mia, ritenuta una sterile fissa convinzione. Oh tua, come scure nella testa, scure nella testa. Ce l'ha fatta, ce l'ha levata tutta. Fatto già, l'ha presa tutta. Cioè, incredibile, ma vero. Complimenti. L'hai presa tutta con questo poco ossigeno. Ossigeno malato. Ossigeno malato. Cioè, io ho buttato tre scorreggi solo in questo istante. Dalla bocca. Anche voi. Anche voi. C'era una puzza. Ce l'ha fatta, guarda. Pollo fritto. Allora, di pollo. Questa era scura. Fame, sì. Questa era Scure, che faceva parte di Sagome, il primo EP, che è Umani 001. Sì. Appunto, prima leggevo. Questo è 002. Infatti leggevo 002. Ho detto, ah, 001, giusto. Sembra giusto. Sì. Il primo episodio. I vecchi numeri arabi. Esattamente. Ragazzi, ricordate un po'. Contatti, Facebook, dove possiamo trovare il disco? In versione fisica, in versione digitale? Sì, allora, in versione fisica e live o da noi, ovviamente. Chiamate, contattate, li portiamo sotto casa. Sì. Può prendere anche una, cioè, più veloce di Amazon. Tipo una torta, cioè, quello, la, esatto, la torta, sì. E vuoi rivolgere alle torte di Marco? Sì, mettete like alle torte di Marco. Dopo vado, sicuro, cioè. Su Facebook, vabbè, gli umani, su base, non so quanti Instagram. Store Instagram, Instagram, poi c'è, sì, i contatti Instagram, Instagram, Facebook, sì. Facciamo YouTube. Un grande Instagram, però, devo dire la verità, cioè, nel senso, voi spaccate di su più. Instagram è molto di più che su Facebook. Ma l'ultima foto non tanto, perché non l'ho messa io, mi sa, però... Ecco perché allora, mi autocommisero anche a volte. Ragazzi, mi piace, cioè, questo è il suono del mio mi piace sulle torte di Marco, che non, che so non perché, si è sentito, non so perché, non ci io ti consiglio di guardare la foto comunque, perché la foto delle torte di Marco, vedi, sono gattini. Oh mio Dio. gattino guarda, sembri Jack Nicholson. Se scrolli ci sono le mie torte. Ma sembri Jack Nicholson. Aspetta, togli l'immagine il profilo, scrolla, scendi giù. Questa è la torta degli Exploders, questa? Dove sta scritto ex? No, special signature del da solo. Scendi giù, ci sono gli altri Razers, vedi, è bellissimo. Quando gli ho consegnati. Quindi, no, insomma, andate sulla pagina di, sì, delle torte di Marco. Ma soprattutto, andate, sentite, a fare le risate. Sentite i CD su Spotify. Delle facce molto sobrie, queste sono queste torte in mano. Dove lo possiamo vedere? Spotify, YouTube? Spotify, YouTube, Amazon, dove Deezer, cazzo vi pare a fare? Ben questore esistente. Anche se comprate il disco, si sente meglio. O l'ascoltate su Spotify, sempre soldi sono. No, è meglio di meno, che di meno. Però io direi, raga, diciamo che con un anno di ascolti su Spotify facciamo un euro. Andiamo di più vendendo un disco. Anche però... un disco a 6 euro non si è mai visto nella storia. Questo quanto disco costa? 6 fisico. 6 euro. Euro. Cioè, ragazzi, per 9 tracce. Cazzo, la nostra pure, politica di... questo quanto costa? 3 euro. 3 euro. La vergogna. Cioè veramente, la vergogna. Quindi non mi rompete i coglioni.
andate a comprare i dischi e costano poco. No, anche perché costano poco e sono di qualità, ragazzi, ma parliamoci chiaro. Togliete tempo al porno. No, no, aspetta. Porno è gratis. Fatelo. Togliete il tempo al lavoro. Fatelo dal vivo il porno, ragazzi. Cioè, fate due video. Possiamo fare la nostra solita. Portare avanti la nostra solita crociata contro campagna. Campagna contro Spotify, odio eterno all'ascolto moderno, Spotify infame perché sono le lame. Ragazzi, io da quando è uscito Spotify non lo ferma più. No, nessuno. Perché io sono secondo lei l'unico sulla faccia della terra che non ha un account Spotify. Perché gli album vanno acquistati, va acquistata la copia fisica, ma non solo Spotify, anche iTunes. iTunes forse qualcosa in più ci guadagnate, però le band vanno ascoltate. C'è live. Una persona che l'ha scaricato l'album da iTunes, lo sai, sì. Come Giuseppe Matarazzo, che no! È ringraziato qua sopra, il cantante dei come Razer dell'anno. Deve sapere che Giuseppe Matarazzo da solo, vuole sapere cosa ha acquistato? Una grigliata. Una grigliata più come no, com'era? Free drink. Ah, free bar, open bar, più disco, più capito, cena con noi. E l'abbiamo riempito. Ci hanno dato 50 euro, capito. E il CD, ovviamente. Come ultima cosa, cioè il CD. Quella meno importante. Sì, sì, comunque andate ai live, ascoltate le band ai live e acquistate i loro album da mano a loro. Nemmeno da che vai... dai parrocchi no, nemmeno che vai dal negozio, no, da mano a loro, così tutto il soldo va tutto in mano a loro. Esattamente, non ci sono intermediari, non c'è niente. Parlando, supportate la live. Musica, porco cazzo, non ti arrabbiare. No, mi stavi infervorando un attimo. Parlando di live, sì, ce ne sono? Il programma 30 aprile al Tilt. Okay. Open in Act DD, anche se anche questa è una cosa un po' spoiler non però vale. Ma questa non c'è nessuno, quindi vaffanculo spoiler e basta. Quindi se per ora le altre date sono in aggiornamento, diciamo. Esatto, quindi seguite la pagina degli umani per tutte le novità, per le novità. Yes, noi siamo arrivati verso la fine, volete regalarci un altro pezzo? Yes, magari? La 8 Orme. Noi ci sentiamo Orme. Ricordiamo che questa puntata andrà in onda, andrà in replica domani alle ore 13 su www.radiobano.it e oltre a poterla riascoltare tramite la nostra pagina Facebook sul video che è stato registrato, non solo è andato in diretta ma comunque rimarrà lì per sempre, quindi non ve la scampate. Noi la carichiamo anche su YouTube per rompervi i coglioni. Scusate, ma dopo questa canzone ritorniamo per salutarci oppure no? Ma penso ci salutiamo adesso. Ci possiamo salutarci come ci salutammo come l'ultima volta. Allora se ci salutiamo tanto come lo so, non per andarci d'accordo. Al mio tre. Ragazzi, questa cosa la facemmo già nel 2014, è una cosa bellissima, la ripeteremo. Cioè ci emozioniamo. 1, 2, 3 e il salutiamo. La versione è merda. 2, 3 Giordano merda per sempre. Forever and ever. Però ci vogliamo bene. Sempre. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao Agno. Ciao.
cari ascoltatori, vi dico solo questo: che Dio vi benedica. Quanto a voi, bastardi al potere, non sperate che sia finita. Anni che passano, anni che vengono. E i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni. E tradurranno quei sogni in canzoni. Non muore niente di importante stanotte. Solo quattro brutti ceppi sulla nave di merda. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. Attacca!